Tu sei Shiny? Ehi, piccolo granchietto! Shiny? Sei un piccolo... Ciao, piccolo granchietto, tu sei Shiny? Eh? Tu non sei un cazzo di niente! Tu non sei un cazzo di... Let's play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio sul Wayne Gamers Fails, il server del Pokecraft Go. Sì, è un server Pixelmon ma con somiglianze a Pokémon Go, quindi lo chiamano Pokecraft Go. In questo episodio, dopo la memoriosa e epica e fu battaglia con il grande Davids, che anzi ci tengo a salutare, mi sono preparato per andare a sfidare il prossimo sfidante della seconda palestra. Ve lo faccio conoscere subito, è Warp Bluruvia. Eccomi qui. Però, aspettate, mi metto prima il vestito bello, C-Armor. Eccolo qua, ora sono molto più figo. Ta-da-da! Super diamantato. Ok, qui ci abbiamo il secondo capo palestra, che è Matita 02. Penso che abbia Pokémon d'acqua. Ragazzi, però, non è in TS con me, quindi sarò un normale sfidante. Da lui posso portare Pokémon fino ad un massimo del livello 45. E io, per l'appunto, ho catturato dei Pokémon interessanti. Allora, togliamo questi qua che non mi interessano. C'ho un Charizard che posso usare, un Golduck che posso usare. Poi c'ho un Venusaur e un Electabuzz. Allora, togliamo questi qua di acqua. Ah sì, il mio Squirtle è diventato Blastoise. Ah, così. C'è un Electabuzz di livello 33 che dovrebbe fargli parecchio il sederino. Poi c'è un Venusaur. Charizard, non so se usarlo, magari è meglio Blastoise. Sai, contro i Pokémon d'acqua è un pochino più saggio utilizzare un Blastoise. Rufflet e Crawdaunt, no, invece non li posso usare. Allora, che cosa dice qui? Rango richiesto per combattere, avventuriero e medaglia carbone. Sono avventuriero e la medaglia carbone ce l'ho in K-Pack. Eccola qua. Medaglia carbone, e metti frana, lo poggiamo qui. Mi conviene andarmi a svuotare l'inventario, ragazzi. Se no rischiamo che si riempie. Cioè, rischiamo di perdere della roba. Quindi mi svuoto tutta sta roba. E torniamo. E Warp Bluruvia. Ottimo. Allora, quindi dovremmo avere tutti i requisiti, anche perché sennò Epic Fail in diretta, ragazzi, non mi sembra proprio il caso di farlo. Quindi puoi sfidare il capo palestra. Vabbè, non spam le solite regole, ragazzi. Il capo palestra deve avere Pokémon il cui tipo primario sia acqua, che siano di livello tra il 30 e il 40. Ok, tranquillamente. Medaglia cascata, vinceremo e avremo 3000 soldi, 6 megaball, 12 diamanti. Oh. Comunque, è venuto a chiamarmi Matita 02, ci sta aspettando. Allora, Matita, come te la faccio vedere? Matita, come ti mostro la medaglia? E mo come te la mostro? Come ti mostro la medaglia? Fammi sapere. Matita, Matita bello. Ma non è che mi affogano i Pokémon nell'acqua? Mettila in mano. E vabbè. Comunque ti saluto, Matita, se guardi il video. E anzi, ora lo avviso. Eccola qua, tieni, questa è la medaglia. La vuoi? La vuoi tu? La vuoi tu? Brutto Matita? No, carino Matita, perché? 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 No, povero Matita. Ok, Master D, ma con quanta gente stai parlando? Oddio! Matita, Matita 02 saluta il tubo perché sto recando. Ok, c'è un Sidra qua selvatico che spaccherò di botte. K-Pack. Ok, ecco ragazzi, vi ha salutato. Vi ha salutato Matita, fate ciao, hashtag ciao Matita nei commenti. Ora, però mi dispiace batterti così di primo impatto, però è quello che devo fare perché devo andare avanti nel gioco. Mi dispiace per te. Stamp. Facciamo pure un F12. Un po' tutto. Accetta. Dai, andiamo. Andiamo a sfidare. Sono un pirla, c'ho l'Electabuzz smezzato, ma io vincerò lo stesso, io vincerò lo stesso, spero. Oh mio Dio, che cosa li uso, perché sono un pirla?
Tuono pugno, dai, questo mi sembra figo. Oh, tuono pugno, vai. Oh, Gigi, il primo è andato. Geridos, morirai anche tu con tuono pugno. Mi è morto Electrabuzz? Sì, decisamente. Pikachu, dai, Pikachu. Meno male che c'è... Cazzo. Questo è di... No, Pikachu non ha mosse di tipo elettro. No, cazzarolo. Sì, ciao. No, ragazzi. No, Venusaur. Che cazzo di Pokémon ho portato? Ma che cazzo ho portato, ragazzi? Ma non si può. Ti prego, Goldark, salvami tu. Sì, ciao. Questi me li batte tutti. Visto l'acqua. Ciao. Proviamo. Ciao. Thunderbolt. Come fai ad avere Thunderbolt? Ma no. Ma che pirla che sono, ragazzi. Ma sono proprio un pirla. Sono un pirla. Oh mio Dio. MSG. Matita. 02. Mi sono dimenticato di curarli. No, ragazzi. Se vinco è troppo GG. Se vinco è troppo GG. Parassi seme. Ecco. Però è confuso. È confuso, ragazzi. Siamo riusciti a confonderlo. Allora, utilizziamo Blastoise per assorbire un po' di danni. Vediamo. Sì, tranquillo, non ti preoccupare. MSG, matita. 02, sì, tranqui. Dai, ce la potremo fare. Forse. Non lo so. Bolla. E fagli un po' di danno, ma porca miseria. Ma guarda. Ma guarda te, come sto perdendo da Newbo. Machamp, sei l'ultimo. Ce la devi fare. Fagli tanto danno. No, non ce la farò mai. Fagli tanto danno. No. No. No, ho perso. No. 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 Grazie lo stesso. No, ragazzi. Ragazzi, sono veramente... Sono un ebete. Ve lo dico, sono un ebete. Ho tirato su una squadra che ok, che era figa, perché ho catturato Venusaur e ho catturato Electrabuzz. Però sono un ebete perché ce li avevo tutti smezzati. Va bene. Chi è? Oh, interessante questo Pokémon qui. Tu chi sei? Swampert. Ma no, c'ho i Pokémon tutti morti. No, voglio catturare Swampert. Ok, questo è l'altro Pokémon starter. Vieni qua, bello. Prendi botte. Prendine tante proprio. Scusa. Scusami, il tuono pugno, perché non glielo fai? Perché su di me? Perché non ti faccio niente? Onda shock. Non ha effetto. Ma scusa, che razza di Pokémon sei? Ma che Pokémon è questo? Ma ragazzi, ma che sta succedendo? Ma perché succedono ste cose? Oh, almeno c'è Machamp che gliele dà 2, 3, 4, 5 schiaffi. C'ha 7 mani, voglio dire, 2, 3 schiaffi glieli potrei pure dare. Comunque, questo potrebbe essere un valido alternativo. Anzi, scrivetemi nei commenti, ragazzi, secondo voi, chi posso usare contro quel Gyarados di matita che c'ha? Ah, ma pensavo di aver perso pure quello lì, schianto. E che il mio Pikachu non ha mossa elettro, ma si può... Cioè, ma stiamo scherzando. Ecco, mi ha fatto fuori pure questo. Goldak, almeno tu, fatti vivo. Cioè, confusione. Ok. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, scrivetemi che tipo di Pokémon potrei usare contro quel Gyarados. Perché non è proprio un Pokémonino così da niente, voglio dire. È abbastanza stronzetto, devo dire. Ci ha dato molto filo da torcere. È anche vero che avevamo i Pokémon di livello più basso rispetto a Davids, perché con Davids avevamo praticamente tutti i Pokémon del livello massimo. Invece qui, voglio dire, c'era Machamp livello 30, quindi... Comunque, non andar via, perché appena catturato... Sì, l'ho catturato, Swampert. Appena catturato Swampert, ti voglio far vedere una cosa, perché ho iniziato a fare le modifiche in casa mia. Allora, vediamo un attimo Swampert che tipo di Pokémon è. Mettimelo al posto di Pikachu, tanto Pikachu è abbastanza inutile. Non perché Pikachu fa schifo, ma perché... Allora, Water e Ground... Quindi potrebbe essere interessante anche le mosse che c'ha Fangosberla, Preveggenza, Fanghiglia. No, diciamo, Fangosberla, Mud Slap era abbastanza utile. Vediamo che altri Pokémon di quelli che ho. Ve li faccio vedere, ragazzi. Consigliatemi chi potrei usare. Quanti cazzi di Psyduck ho?
Ok. Clefari di livello 48. Però è troppo alto. Charizard me l'avrebbe massacrato. Seal, forse. Nidoqueen. Nidoqueen potrebbe essere una valida alternativa, ragazzi. Sì, sì. Il Voltorb sarebbe da allenare. Sì, ragazzi, al momento ho questi. Se non avevo Electabuzz, non avevo Pokémon Elettro da scagliargli contro. Quindi. Quindi diciamo che non era. Cioè, non sono stato molto intelligente, diciamocelo. In ogni caso, avete visto? Mi sono equipaggiato nuovo. Quindi voglio farlo schiudere e vi voglio far vedere casa mia, perché l'ho iniziata a ristrutturare. Ho chiamato una ditta di appalti, di lavori qui, che insomma me la ristrutturano un attimino. E guardate un po'. Guardate un po'. Ora diciamo che nettamente meglio. Cioè, nettamente. Nel frattempo io cammino, così mi si schiude l'uovo. Guarda, inizia ad essere figa. Immaginate sta torre super mega gigante. Andiamo nell'altro lato. Mo trovo un altro magari Electabuzz. Lo catturo così. Vado con una squadra di Electabuzz a battere Matita. No, ma non ci posso credere. Sono stato battuto da Matita. Cioè, ho battuto David, poverino, e mi sono fatto battere da Matita. Non ci posso credere. Vendo uova di Zorua. Buono. E quindi, vedete, lì manca ancora un buchetto, perché sto finendo di sistemare la casa, la sto finendo di costruire. Lì c'è qualcuno che si è espanso, ma giusto un tantinello, non tanto, non tantissimo, insomma. Detto questo, facciamo schiudere l'uovo, quindi vado un po' girando, ragazzi, in attesa che si schiuda l'uovo. Ragazzi, andando in giro, ho trovato sta mega casa magnifica, bellissima, che è vicino alla zona dove sto io. Cioè, incredibile, bellissima sta casa, ragazzi. Veramente, veramente bella. Complimenti. Se mi segui, se vedi questo video, complimenti a te, perché porca miseria, è veramente meravigliosa. Come ti chiami? Benvenuti a Reggia Acacia. Sì, abbiamo capito che è Reggia Acacia. Ma, cioè, sei veramente un... Cioè, sei un mago. È veramente meravigliosa. Madonna mia, ragazzi, ve la faccio rivedere bene bene tutta intorno, perché dentro non mi ci fa entrare. Poi guardate dentro, ma guardate che figa, ma è proprio bella. Chissà se c'ha parecchia roba. Ci dovrebbe essere pure una specie di spawner di, cioè devono esserci pure dei mob spawner giù, però non ci sono più, perché c'è una zona per i mob spawner. Qui ha fatto tipo pure laghetto, sai, un po' così artificiale, un po' con tipo giardinetto. Però è fatta di recente, ragazzi, perché guardate, non c'è l'erba. Fighissimo. Vabbè, io intanto faccio ancora schiudere l'uovo. Un Growlithe shiny! Shine, un Growlithe shiny! Vieni qua, bello! Vieni, vieni, vieni! Aspetta, però ti prendo. No, non c'ho Drowsy! Non fa niente, ti catturerò lo stesso. Vieni qua, Growlithe shiny. Eccolo, è shiny. Madonna mia, Madonna, allora, cioè, piano, piano, lo dovete trattare con sì, cazzo. Guarda che cazzi di mostri che c'ho. Tu che c'hai? Onda shock. Onda shock non dovrebbe fargli male. Ma vaffanculo, ragazzi! Ho perso un Growlithe shiny. Ho perso un Growlithe, ma vi rendete conto? Porca ed eccolo, ragazzi. Pensavo facesse animazione, invece non ha fatto una beneamata ceppa di niente. E il nostro uovo si è schiuso in un bel Charmander. Guardate qui, c'è scritto il tuo uovo si è schiuso in un Charmander. E io ci ho messo un po' per rendermi conto della cazzata che ho fatto, ragazzi. Ho perso uno shiny. C'avevo uno shiny. Un Growlithe shiny. Ma vi rendete conto? Ce l'avrei potuto vendere a non so quanto. Ma porca paletta, madonna santa. Non dovevo più elemosinare soldi. Ma come si fa? Ma come si fa? Vediamo almeno sto Charmander. Allora, che mosse c'ha? Ira di drago, bella. Graffio e ruggito. Vediamo il Charizard che invece ho catturato. Mosse. Etera, muro di fumo, rogodenti e pirolancio. Beh, devo dire che questo Charmander sembra essere proprio promettente. Sembra proprio essere promettente. Statistiche. Allora, è molto veloce e c'ha la difesa più bassa, va bene. Purtroppo non possiamo... natura hasty. Vediamo l'altro invece.
Natura Asti pure questo. Purtroppo non possiamo sapere i V ed EV finché non verranno installate le rispettive mod su questo server. Per il momento è tutto, ragazzi. Dopo questa serie di epic fail tra palestra, shiny e quant'altro, io mi auguro che non stiate ridendo come: ti prego, un altro shiny, un altro piccolo shiny, me lo fate trovare? Quello è shiny? Voi siete shiny? Uno shiny per me, l'ho perso, tra 60 anni ne troverò un altro, io lo troverò. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, commentate e condividete, e se siete arrivati a vederlo fin qui, scrivete nei commenti, cioè sì, prendetemi per il culo perché me lo merito, scrivete nei commenti hashtag ho perso shiny, ho perso shiny, tu sei shiny? Ehi, piccolo granchietto, shiny, sei un piccolo, ciao, piccolo granchietto, tu sei shiny, tu non sei un cazzo di niente, tu non sei un cazzo di ho perso uno shiny.